Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bike Show TV è tutto quello che gira intorno al ciclismo. Adesso è Talk Show. E abbiamo visto come si vive anche questi momenti, Marco, sulle ammiraglie. Tu su ammiraglie ci sei ogni tanto con la tua squadra? Sì, io seguo sempre i miei corridori sull'ammiraglia, a fianco a Ruggero Borghi, lui imperterrito alla guida, io fianco che stento a dire le cose, perché sai, il clima in macchina è sempre di alto nervosismo. Non ci si può distrarre. Un po' teso. Non ci si può distrarre, no, assolutamente. Per gli anni di vita sull'ammiraglia, c'è molta più tensione molte volte sulle ammiraglie che in gara a pedalare. Ma sicuramente noi siamo pieni di tensione perché non la scarichiamo sui pedali, ovviamente, quindi anche quando tagliamo per, sai, fare scorciatoie, per andare a vedere i corridori in faccia per capire un po' come stanno, sicuramente lì c'è uno scarico di adrenalina nella guida. E ieri a una gara mi sono permesso di dire a Ruggero fammi guidare un attimo perché devo rilassarmi. Tra l'altro qui poi rilanciamo un'altra sfida, Andrea. Diciamole a Green Edge che Brontolo e Scinto sull'ammiraglia è un'altra cosa. Forse è l'ultima volta che sono andato sull'ammiraglia, perché anch'io sull'ammiraglia. Quando c'eravamo noi con le telecamere di Bike Show. Ho fatto il Gran Premio di Carnago. E tra l'altro. Vabbè, lì ci siamo divertiti, anche perché conoscendo Scinto un po'. Ma anche stuzzicato, era una. Qualche bip abbiamo messo per. E quella. Vabbè, sai, con Scinto si riesce a divertire, però io, sinceramente, sull'ammiraglia. Non ci voglio andare. Luca Scinto, qui tocchiamo un argomento che c'era anche la curiosità sul fatto di Pozzato. Sì. Ci si aspettava Filippo Pozzato e si vede queste classiche invece che manca un qualcosa e tutti continuano a dire manca Scinto, l'anno scorso aveva Scinto. Può essere un motivo o sono altri? Ma no, ma i motivi sono altri. Anche Pozzato l'ha detto, anche lui pensava sicuramente molto di più, non è... O Scinto o non Scinto, sicuramente avranno sbagliato qualcosa. Però Luca è un motivatore, sa motivare i corridori, i ragazzi in modo giusto, quindi dargli magari gli stimoli, sì, giusti. Sì, vabbè, quello sicuramente, anche una squadra che deve farsi vedere, deve portarli all'attacco, c'è gente che magari va lì per essere rilanciati, quindi hanno degli obiettivi, però io non penso che... Tanto abbiamo visto Gatto, abbiamo visto nell'altra classica. Ha sempre avuto dei grossi, dei bei giovani, io sono stato l'ultimo anno, quindi hanno lì Rabottini, avevano Favilli che è cresciuto, è andato alla Lampre, avevano Guardini che è andato alla Stana, hanno lì Gatto, hanno Pozzo che alla fine in Belgio si è fatto vedere, uno professionista. Sant'Ambrogio. E d'altronde hanno Sant'Ambrogio che viene dalla BNC dove non ha fatto niente, ha trovato l'ambiente giusto, gli è andato fiducia. Non è vero che non ha fatto niente, è stato il migliore degli italiani al Giro di Lombardia, è arrivato quarto, è arrivato sesto al Piemonte, non ha fatto niente, sì, perché non ha fatto niente rispetto a quello che sta facendo adesso, perché stai alla BNC a fare due risultati, è uno squadrone che punta a delle vittorie, fare due risultati per la BNC è fare nulla. Invece fare dei grossi risultati, a volte non paga la vittoria andare... per la Fantini ha fatto degli ossimi risultati, purtroppo Andrea. Non è arrivato la vittoria. Il problema è che i risultati mancano e mancano soprattutto nelle gare, diciamo, normali, non nelle superclassiche. Alcuni si lamentano vedendo sull'ordine d'arrivo della Parigi-Roubaix i migliori italiani oltre la 20ª posizione. Non ci si può meravigliare e vi dico perché. C'è stata una 3 giorni di La Panne, l'Italia non ha ottenuto neanche un successo di tappa. C'è stato un giro dei Paesi Baschi, l'Italia non ha ottenuto neanche un successo di tappa, prima c'erano gli italiani che vincevano le tappe e la classifica finale, alla Panne e al Paesi Baschi. Vabbè, Paesi Baschi è una gara storica. Una gara storica. Il Belgio non ha mai vinto una gara, loro sono conciati come noi. No, ma ti spiego, quando c'erano i tuoi compagni di squadra che si chiamano Zanini e che si chiamano Garzelli, ad esempio, Zanini non è mai stato il numero uno d'Italia, però al Giro dei Paesi Baschi ha vinto per 3 volte la tappa di Vitoria, Garzelli ha vinto a Vitoria, Missaglia, che non era il numero uno d'Italia, ha vinto la tappa di Legazpi al Giro dei Paesi Baschi.
Però, Gavazzi Francesco ha vinto la tappa al Giro dei Paesi però Baschi, era un ciclismo, e poi ci sono stati gli italiani che hanno vinto la classifica. Era un ciclismo diverso. Al Giro dei Paesi Baschi. Non puoi meravigliarti se non li vedi tra i primi al Fiandre e alla Roubaix. Come non puoi meravigliarti se non vedi tra i primi i corridori alla Tre Giorni di La Panne. Ti devo interrompere un attimo perché parlando invece di corridori che stanno vincendo, qui c'è un corridore in collegamento con noi, con altri dico compagni un altro di squadra. Che ha vinto la tappa la Tre Giorni di La Panne. Sando, fermati un attimo. Che non era il numero uno d'Italia. Allora, noi abbiamo in collegamento. Sandro, fermati un attimo perché abbiamo in collegamento. Abbiamo Paolo Tiralongo. Paolo Tiralongo. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, intanto benvenuto, siamo in collegamento con te che sei alle Canarie, giusto? Sì, siamo qui in ritiro a Tenerife. Siamo sul Teide, niente, ultimi giorni, poi allora, domani dovremo rientrare tutti. La Brambilla diceva che manca i risultati, però tu eri lì ad allenarti con un corridore che i risultati ha fatti e ha vinto una grande Tirreno. Eri lì con Vincenzo Nibali e con altri, sei lì con altri tuoi compagni di squadra, giusto? Sì, sì, siamo qui, adesso siamo rimasti in quattro, eravamo qui in sette, Vincenzo è andato via oggi, noi andiamo via domani. Abbiamo fatto 19 giorni qui su Teide, abbiamo lavorato duro, sperando di ottenere, di raccogliere qualcosa dal Trentino in poi. Ecco. Obiettivo Giro d'Italia, a Giro d'Italia Paolo ci saranno grandi avversari perché Wiggins, a parte Esidal, poi anche Evans, un Giro d'Italia che ci sarà da combattere. Eh sì, il nostro obiettivo principale è il Giro, siamo venuti qua apposta a lavorare per ottenere il massimo risultato, abbiamo lavorato bene, sappiamo che abbiamo degli avversari molto forti a questo Giro, però sicuramente saremo lì a lottare anche noi e a giocarci la vittoria finale. Ecco Paolo, quanto è cambiato il ciclismo nel preparare, vediamo il lavoro che avete fatto voi qui alle Canarie di squadra, un lavoro di squadra per essere pronti tutti a lavorare per Vincenzo? Sì, è cambiato tantissimo, adesso si lavora a gruppo praticamente, si sanno già chi sono più o meno i corridori che andremo a fare il Giro d'Italia, abbiamo lavorato tutti insieme lo stesso programma, un programma molto duro che rispecchia un po' le tappe del Giro, facevamo dalle 3.000 alle 5.000 metri di dislivello al giorno, superando anche i 200 km, però da lì si inizia a creare il gruppo, la sintonia per fare un gran Giro d'Italia. Ecco. Un Giro d'Italia, Paolo, chi è che fa più paura, sì, sì. Chi è che fa più paura come avversario al Giro? Ma paura tutti, perché alla fine sono tutti corridori forti, da Wiggins, da Esdal, a Evans. Però sai, se noi siamo consapevoli di aver lavorato bene, alla fine andremo a affrontare questi grossi avversari che alla fine verrà importante arrivare bene l'ultima settimana e ce la giocheremo. Però ora mi hanno detto che Wiggins va forte, però staremo a vedere, ecco. E i colombiani che stanno andando molto forte potranno dare fastidio sulle gare in salita? Vediamo che sono tanti che stanno crescendo. Sì, diciamo che i colombiani adesso sono quelli che vanno più forte. Abbiamo visto Henao, abbiamo visto Quintana, anche Urán, che è compagno di Wiggins, sì, Henao. Però loro, io penso che saranno lì ad aiutare Wiggins. Vedremo. Sono tutto da scoprire il Giro comunque. Perché un conto è ancora una corsa di una settimana, un conto è una corsa di tre settimane. Ecco, chi è che hai lì con te, Paolo? E come c'ho Agnoli e Aro qua accanto a me. Ecco, quindi, se vuoi te li passo. Dai, allora ci passi. Intanto noi ti ringraziamo e ti salutiamo. L'appuntamento, la prima gara dove ti vediamo? Adesso noi, venerdì io e Vincenzo andiamo a vedere le tappe del Giro lì, la cronoscalata e la tappa del Passo Martello. E poi rientreremo lì a Trentino, poi io faccio il Romandia e poi il Giro, ecco. E quindi via, il Trentino ci sarà già una bella sfida? Ma noi vogliamo fare bene la cronosquadra, poi vedremo come stiamo, sai, scendiamo dall'altura, bisogna vedere come reagirà il fisico. Non è un obiettivo principale il Trentino, però la cronosquadra ci puntiamo a far bene, ecco. Bene, sarà una preparazione. Adesso chi è che sentiamo? C'è Valerio?
E ti passo Valerio, va bene? Io intanto vi saluto. Grazie, ciao Paolo. Grazie. Ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Pronto Valerio? Buonasera a tutti, eccoci. Ciao Valerio. Valerio Agnoli, intanto preparazione come è stata queste settimane di allenamenti? Innanzitutto buonasera a tutti voi, vi ringrazio per la chiamata, ma queste settimane sono state, come ha detto Paolo, molto intense, ma anche sotto il punto di vista degli allenamenti abbiamo fatto delle sessioni molto, molto dure, anche queste ci hanno portato secondo me a dei grandi risultati per quanto riguarda i test. Io per quanto mi riguarda sono molto felice che abbia fatto questo ritiro insieme, anche per conoscerci, per integrare il nuovo giovane che è Fabio Aro, che sta andando molto forte, quindi adesso vedremo di poterlo battezzare in questo nuovo Giro d'Italia. E quindi sarà pronto sicuramente con l'esperienza che avete. Sì, ma alla fine è un ragazzo molto, molto intelligente che sa gestirsi bene. Certo, le tre settimane non le ha mai provate, però credo che non avrà problemi perché è molto, molto bravo e penso sa già capire bene i propri limiti e via. Bene, noi ti ringraziamo, intanto ti facciamo in bocca al lupo per le prossime anche gare. C'è anche Aru? Sì, ecco, ve lo passo subito. Beh, che ciao, salutiamo anche lui, sì, così almeno certo. Se volete fare qualche domanda. Aru, te la senti di pronto, fare come buonasera. I corridori che al debutto al Giro d'Italia sono saliti già sul podio, come Baronchelli che è arrivato secondo nel 74 a 12 secondi da Merckx, come altri che al primo Giro d'Italia o hanno indossato la maglia rosa o sono arrivati veramente tra i primi 5, tra i primi 3, insomma, hanno fatto vedere subito chi sono. Magari come Gimondi, vincitore del Tour de France del 65. Pronto? Fabio, pronto? Ci senti? Buonasera. Sì, sento. No, c'era Brambilla che ti aveva fatto una domanda, se ti sentivi di debuttare subito in una gara di 3 settimane facendo un grande risultato o sarai al Giro a disposizione proprio per Vincenzo Nibali? No, sarò a completa disposizione di Vincenzo, appunto penso che già partecipare, già avere la fiducia di una squadra così, così forte, così importante, anche di un campione così grande sia una grossa soddisfazione, sarò appunto a tutti gli effetti insomma a disposizione. E com'è stata questa esperienza di questo ritiro con Vincenzo, con Tiralongo e tutta la squadra, ecco, che farà il Giro? Ma l'esperienza è stata abbastanza buona, ci siamo allenati tanto, è appunto un ritiro che è servito per fare gruppo, e il gruppo c'è, sono dei grandi campioni e appunto mi hanno integrato al meglio. E Fabio, adesso volete tornare alle gare per riposare un pochino? Adesso torniamo a casa qualche giorno e poi ci sarà il Giro del Trentino e via. Bene, noi ti ringraziamo, intanto ti salutiamo e ti facciamo un in bocca al lupo per le prossime gare. E grazie di essere Va stati bene. In collegamento con noi. Ciao Fabio. Grazie mille, Crepi. Grazie, ciao. Andrea, ti ho visto, non sei intervenuto, domande. No, io ascoltavo anche perché... Preparare un giro tu saprai come si prepara. Anche perché Auro è uno dei nostri giovani, quindi è della NJ, quindi... sono contento quando i giovani vanno bene. Aro l'ho visto vincere al Val d'Aosta l'anno scorso, si è integrato bene nel gruppo Astana e partecipare al Giro in una squadra così importante che ha ambizioni da Giro vuol dire che sta andando veramente forte. Non sarà facile per un giovane che secondo me in 3 settimane riuscirà a dare il meglio di sé. Tra l'altro insieme a Nibali, a Tiralongo, Aru e Agnoli c'era anche Kessiakov e poi c'era Vanotti, anche Sandro Vanotti che... Sì, il gruppo che c'era, i tre della Liquigas l'anno scorso sono andati all'Astana, quindi è un gruppo che già affiatato. In parte è affiatato, come diceva Tiralongo, per loro che sono quasi tutti scalatori, l'unica cosa e l'unico magari punto debole sarà la cronosquadra, quindi per quello al Trentino la proveranno al massimo per cercare quei meccanismi che magari altre squadre li hanno già. Bene. Adesso siamo arrivati nello spazio di cannone, perché siamo nello spazio Elite, giusto? Sì, vediamo due gare Elite Under 23, la prima che si è svolta a Bagnolo e la seconda a Milano Busseto.
Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Il lunedì di Pasqua in provincia di Verona è sinonimo del trofeo Gino Visentini, la classica che ogni anno viene proposta dal gruppo sportivo Miriamoli in collaborazione con il pedale Scaligero e Verona Ciclistica a Bagnolo di Nogaro le Rocca, una corsa che ha anche la griff di Pietro Campagnari, un ex professionista che ha corso negli anni di Merckx e che ha conosciuto tutti i grandi campioni, ma con le immagini siamo già alle fasi di partenza. Erano ben 173 quest'anno gli atleti iscritti per la classica del lunedì di Pasqua. Percorso semplicissimo, 25 tornate di un circuito di 4 km completamente pianeggiante. Un biliardo adatto alle ruote veloci, ma non tutti vogliono arrivare allo sprint ed è così che fin dalle prime tornate si è assistita a una vera e propria bagarre, attacchi e contrattacchi con diversi attaccanti che si sono proposti all'avanguardia ma che hanno dovuto con le squadre dei velocisti ed in particolare una delle più agguerrite nel chiudere i buchi e tenere sotto controllo la situazione, la Zalf Aeromobil Desiree Fior, una squadra, quella di Rui Faresin, che è partita quest'anno con il piede giusto. 48 ore prima infatti della corsa a cui si riferiscono le immagini, la squadra bianco-rosso-verde aveva messo a segno una doppietta a Villa Verrucchio grazie a Simeon e Zurlo. E qui a Bagnolo di Nogaro le Rocca mette subito in chiaro le cose e lo fa fino all'ultima tornata. Lo vedete, siamo all'ultimo giro, al suono della campana, sono ancora le maglie della Zalf Aeromobil Desiree Fior a guidare le operazioni. Si arriva quindi tutti allo sprint e dall'ultima curva compare tutto solo Nicolas Marini. Primo successo per lui che era abituato a vincere tantissimo nelle categorie giovanili, primo successo, dicevamo, tra gli under 23. Lo ottiene proprio in questa corsa, quella delle ruote veloci che sono predestinate al professionismo. Sul secondo gradino del podio sale il compagno di squadra Paolo Simeon, terzo invece l'australiano Ryan Augustin McNally, quarto ancora Daniele Cavasin, un altro portacolori della Zalf. Davvero grande festa e brindisi per la squadra di Castelfranco Veneto. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad, da scaricare su iTunes. Anche quest'anno sono state le verdi colline della provincia parmense a fare da sfondo alla Milano-Busseto. Si è corsa la 64esima edizione, una corsa caratterizzata da un'azione di 9 fuggitivi. Per la verità, ad andare in fuga dopo pochi chilometri erano addirittura 10 i corridori. Matej Nichting della Named Ferroli, Stanislao Bazku della Podenzano, Alfonso Fiorenza della Food Italia, Fausto Masnada del Team Colpac, Andrea Toniatti e Davide Bardelloni della Zalf Aeromobil Desiree Fior, Matteo Azzolini della Viris Maserati, Giacomo Gallio della Delio Gallina, Raffaele Bacci della Vibert Italia e Alessio Larentis della Fausto Coppi-Gazzara Videa. Ebbene, questi 10 atleti rimanevano dopo pochi chilometri in 9 a causa della foratura che appiedava Davide Bardelloni e questi 9 corridori rimangono in avanscoperta per tutta la fase centrale di corsa. Il gruppo che si allunga lungo le salite di Tabiano e sul circuito collinare appunto non riesce a chiudere il buco, ci riuscirà solamente nel tratto pianeggiante che riporterà la corsa verso Busseto. Ed eccoli quindi i 9 battistrada ancora in azione, ancora in salita, tra gli applausi del pubblico che in una prima giornata di sole, in questa primavera tanto piovosa, è accorso numeroso sulle strade parmensi. Il loro vantaggio si assestava attorno al minuto, un gruppo sornione, un gruppo che ha controllato la corsa lungo tutta la fase centrale. Ed infatti è bastato agli inseguitori accelerare il ritmo nel tratto pianeggiante che riportava verso Busseto per andare a riprendere quelli che sono stati i grandi protagonisti di giornata. E dunque si arriva così sul circuito finale di Busseto da affrontare per 2 volte con il gruppo che si presenta compatto. Gruppo compatto e anche al suono della campana. A guidare le operazioni in testa al gruppo sono le maglie della Food Italia e della Zalf Aeromobil Desiree Fior. Squadre decise dunque a lanciare lo sprint, squadre che intendono portare a casa la 64esima Milano-Busseto allo sprint con una volata vincente del proprio uomo veloce. Ma
ci apprestiamo a vivere il gran finale, gruppo che spunta dall'ultima curva e sono le maglie della Zalfero Mobile Desiree Fior in testa. Federico Zurlo davanti a tutti lancia il suo sprint, Liam Bertazzo della Trevigiani prova ad affiancarlo, ma è Federico Zurlo a trovare le energie necessarie per vincere questa Milano-Busseto. Al terzo posto un positivo Gianluca Mengardo, ma andiamo a sentire Federico Zurlo subito dopo il traguardo. Federico Zurlo, finalmente, è proprio il caso di dirlo, il bis anche per te. Ma ci sono andato vicino parecchie domeniche, però per fortuna uno era il primo, era sempre uno della Zalfi, quindi eravamo sempre contenti. Oggi mi hanno dato la carta a me e ho approfittato, devo ringraziare la squadra perché veramente mi hanno lasciato i 200 metri, una volata eccezionale e poi niente. Per fortuna mi sono arrivati tutti dietro. Comunque dai, è andata bene e pensiamo avanti adesso. Bike Show TV, adesso è Talk Show.